Buongiorno, oggi proseguendo con ciò che stavamo facendo già nelle lezioni scorse, affronteremo il metodo delle differenze finite ma per problemi bidimensionali. Stazionari e con termine sorgente, quindi con generazione. Vedremo sia il caso di problemi in coordinate cartesiane che il caso di problemi in coordinate cilindriche. Ora, immaginiamo di avere un generico dominio di calcolo che io rappresento come al solito con omega e che il campo di temperatura sia un campo bidimensionale, funzione di x e di y. Nel momento in cui vogliamo risolvere un problema di questo tipo utilizzando lo schema alle differenze finite, la prima cosa che dobbiamo fare è la discretizzazione del dominio. E sempre nell'ipotesi di utilizzare una griglia uniforme, cioè una griglia che sia composta da elementi tutti della stessa dimensione, discretizzare un dominio di questo tipo significa realizzare una griglia sostanzialmente fatta in questo modo qui. In linea tratteggiata le rette alle quinte sezioni ci sono i nodi e ad ogni nodo è associato un elemento in questo modo qui. Ora noi su una griglia di questo tipo dovremmo andare a ricavare la formulazione, ovvero l'espressione discretizzata degli operatori differenziali. La prima domanda quindi è: qual è l'equazione che dobbiamo andare a discretizzare? Bene, l'equazione che descrive il problema, la scriviamo qui sotto, è derivata di t rispetto ad x, è una derivata parziale perché la temperatura questa volta è funzione non solo di x ma anche di y, più la derivata di t rispetto ad y, ovviamente una derivata seconda, più il termine di generazione diviso k. L'ipotesi è sempre che il mezzo sia omogeneo e isotropo nei confronti della conducibilità termica, il tutto è pari a zero. Quindi dobbiamo andare a determinare un'espressione discretizzata della derivata prima e della derivata seconda della temperatura in direzione di x e in direzione y. Dalle scorse lezioni abbiamo visto che è possibile utilizzare due approcci. Il primo è basato su una formulazione matematica. E per poter ricavare l'espressione discretizzata della derivata prima e poi della derivata seconda utilizzando la formulazione matematica, rappresentiamo il generico nodo interno, in questo caso chiamiamo nodo IJ, già che è una maglia bidimensionale, con il nodo a destra, che chiamiamo I più 1, J, il nodo a sinistra che chiamiamo I-1J, sotto è IJ-1 e su IJ-1. Questi sono gli assi X ed Y. Ovviamente saranno altri nodi
questa rappresentazione, che si trovano ai vertici che adesso vi vado a mostrare, questo e questo. Ma come vedremo non entrano in gioco nella nostra discretizzazione, per cui è sufficiente fare riferimento ai nodi i, P1, eccetera. Questo lo ritratteggio invece è l'elemento associato al nodo DJ. Infine, la dimensione della griglia lungo X è delta X, mentre lungo Y è delta Y. Ora, volendo ricavare innanzitutto la derivata prima, abbiamo visto che possiamo utilizzare un'approssimazione in avanti all'indietro o utilizzando lo schema delle differenze centrali. Utilizziamo direttamente lo schema delle differenze centrali per osservare che la derivata dt su dx valutata in i j posso ricavarla scrivendo t di P1 J in funzione di T di J utilizzando un'espansione in set di Taylor, quindi più la derivata di T su DX valutata in I J per l'intervallo di espansione che è delta X più la derivata seconda di T sempre in I J intervallo di espansione delta x quadro mezzi più termini aggiuntivi che saranno nell'ordine di delta x al cubo. Analogamente, come abbiamo visto nelle lezioni scorse, posso scrivere la temperatura al nodo Ti-1 J in funzione della Tj, questa volta è meno del T su dx valutata in Ij per delta x più del t su dx quadro valutato in j delta x quadro mezzi più al solito i termini aggiuntivi. L'espressione discretizzata quindi della derivata prima la possiamo ottenere sottraendo membro a membro i vari termini di questa equazione. Quindi avremo T I più 1 J meno T I meno 1 J uguale, questo termine scompare con questo, questo termine scompare con questo e le due derivate prime si sommano, quindi avremo due volte dt su dx valutato in ij per delta x più i termini aggiuntivi dell'ordine delta x al cubo e quindi secondo lo schema di differenze centrali la derivata di t rispetto a x valutata in ij posso determinarla come t i più 1 j meno t i meno 1 j diviso due volte delta x e qui metto un circa uguale già che sto trascurando i termini aggiuntivi e quindi c'è un errore di troncamento che sarà del secondo ordine già che ho diviso tutto per delta x, ricordate, no? Quindi questa approssimazione è di ordine 2. E questo è per quanto riguarda la derivata prima in direzione x.
La derivata prima in direzione y, invece, viene ricavata con l'unica differenza di utilizzare come intervallo di espansione delta y in luogo di delta x, e chiaramente si perviene a un'espressione del tutto simile, che posso scrivere direttamente qua, a fianco la derivata rispetto ad x, un'espressione del tutto simile che sarà dt su dy, valutato evidentemente i j, sarà pari a t i j più 1 meno t i j più 1 diviso delta y. Ancora una volta mettiamo il circa uguale ad indicare che abbiamo trascurato i termini aggiuntivi, quindi c'è un errore di troncamento. Ok? Scrivete senza fretta, vedete il tempo che serve come sempre. A questo punto dobbiamo valutare la derivata seconda e l'approccio è sempre lo stesso, lo vediamo in direzione x, sarà, la scrittura sarà analoga in direzione y, esattamente come abbiamo fatto per la derivata prima. Andremo ad esprimere t i più 1 j in funzione di t j, ancora una volta utilizzando la funzione di serie di Taylor, e quindi scrivo direttamente, però questa volta arrivo al termine di ordine 3 in questo modo qua. Quindi c'è un termine derivata di ordine 3 rispetto ad x, valutata sempre in j, per delta x al cubo sesti, e i termini rimanenti saranno di ordine delta x alla quarta. Scrivo la stessa cosa per il nodo i meno 1, questa volta l'intervallo di espansione è negativo, quindi avrò t di j meno dt su dy di j delta x più derivata seconda delta x quadro mezzi meno la derivata di ordine 3. Più termini aggiuntivi. Per ottenere l'espressione della derivata seconda, sommo membro a membro queste due equazioni, ottenendo t i meno 1 j più t i più 1 j uguale 2 volte t di j. La derivata prima scompare, anche la derivata di ordine 3, perché sto facendo una somma, quindi ottengo due volte la derivata seconda, valutata in ij per delta x quadro mezzi, il 2 e 2 si semplifica, più i termini aggiuntivi che al solito sono di ordine delta x alla quarta. E trascurando questi termini aggiuntivi che dà luogo ad un errore di troncamento,
otteniamo l'espressione della derivata seconda, che è derivata seconda di t rispetto ad x di j sarà pari a t di meno 1 j meno 2 volte t di j più t di 1 j diviso delta x quadro, e poi ci sono gli errori di troncamento che però abbiamo trascurato. Quindi anche la derivata seconda è stata discretizzata con un'approssimazione di ordine 2, come per lo schema le differenze centrali della derivata prima. Utilizzando la stessa identica tecnica possiamo scrivere un'espressione della derivata seconda in direzione y, quindi la scrivo di fianco, questa è la derivata seconda fatta rispetto ad x, la derivata seconda della temperatura fatta rispetto ad y, evidentemente con 9 j, sarà pari a t. Allora, questa volta i nodi sono questi due, se siamo in direzione y, quindi t di j meno 1 e j più 1, quindi avremo t di j meno 1 meno 2 volte t di j più t di j più 1, questa volta l'intervallo è delta y, quindi al denominatore avrò delta y al quadrato. Cancello su. Ok, a questo punto noi stiamo parlando del generico nodo interno IJ, quindi l'equazione tipo discretizzata per il generico nodo interno in condizioni stazionarie con generazione la otteniamo sostituendo le espressioni discretizzate degli operatori differenziali dentro a questa equazione, quindi otterremo t i meno 1 j meno 2 volte t i j più t i più 1 j diviso delta x quadro più t di j meno 1 meno 2 volte t di j più t di j più 1 diviso delta y quadro più il termine di generazione diviso k uguale 0. Cancello sotto. E a questo punto, se stiamo lavorando con una griglia di calcolo uniforme, cioè una griglia tale che delta x è pari a delta y è pari a una dimensione che posso chiamare t piccolo, ovviamente posso riorganizzare il tutto scrivendo t t meno 1 j più t di j meno 1 meno 4 volte t di j, cioè che ne ho 2 di qua e 2 di qua, più t di più 1 j più t di j più 1, e questi sono tutti valori nodali da determinare, uguale, questo è un termine noto, quindi lo porto dall'altra parte, avrò termine di generazione per t al quadrato diviso k. E questa è l'equazione discretizzata per il generico nodo interno.
Ora, questa è l'espressione per il generico nodo interno. Chiaramente dovremo scriverla per tutti i nodi e dovremo anche definire le condizioni al contorno. Come abbiamo visto per il caso monodimensionale, le condizioni al contorno possono essere definite in modo molto più agevole utilizzando la formulazione fisica. Di conseguenza, anche per i problemi bidimensionali faremo la stessa cosa, cioè vediamo un attimo la formulazione fisica per il generico nodo interno, poi vedremo le condizioni al contorno. Utilizzo lo stesso disegno, non lo cancello. Stiamo facendo riferimento al generico nodo interno, questo è il volume di controllo, sistema di riferimento, avremo dei flussi, li evidenzio in questo modo per renderli più chiari. Più c'è il termine sorgente. Ok, allora questo flusso qui è Q punto I-1JTJ e questo qui, lo scrivo qui fuori, è Q punto IJ, questo è punto IJ, I1J, ovviamente la stessa notazione che abbiamo utilizzato nel caso monodimensionale, si intende la potenza termica che va dal nodo IJ al nodo I1J. Infine questo è punto IJ, IJ1. Il termine sorgente invece è un punto terzo per il volume. E queste sono tutte le grandezze che dobbiamo prendere in considerazione per il nostro bilancio. Quindi scriveremo un punto I-1J di J più un punto I J-1IJ più il termine di generazione uguale a Q.IJ IP1J più Q.IJ IJ più. Allora, a questo punto possiamo scrivere i vari flussi in questo modo. Q punto I meno 1 J, J sarà meno K per l'area, quindi sarà l'area che compete a questo flusso appunto, quindi area I meno 1 J, I J. In ogni caso, diciamo che per semplicità ometto questo pedice e poi vediamo di volta in volta qual è l'area da considerare, no? Altrimenti la scrittura diventa molto confusionaria. Quindi diciamo questo pedice per l'area lo omettiamo. E qui abbiamo la derivata di t, derivata parziale, perché t è funzione sia di x che di y, derivata di t fatta rispetto ad x, perché siamo in questa direzione, nel nodo i meno delta x mezzi j. Quindi stiamo parlando
della derivata a questa interfaccia qui. Ok? Le interfacce di cui parliamo sono queste che adesso vi evidenzio. Questa ecco qua, quindi siamo su questa interfaccia qui, più, anzi meno, k del t su dx, valutato questa volta siamo a ij meno 1, quindi siamo a questa interfaccia, quella in basso, quindi ij meno delta y mezzi più il termine di generazione uguale a meno k a dt su dx in i più delta x mezzi j, cioè qua, più ancora, anzi meno, k a dt su dy in i j più delta y mezzi, ovvero sia qui. Ora, le derivate prime alle varie interfacce possiamo esprimerle utilizzando lo schema alle differenze centrali. Quindi, utilizzando questo schema, che cosa si ottiene? Su questa interfaccia qui, l'intervallo di espansione da utilizzare nell'espansione iniziale di Taylor è delta x mezzi. Quindi, ricordando l'espressione dell'espansione in serie dello schema delle differenze centrali, quindi l'espressione discretizzata della derivata prima, al denominatore avevamo due volte l'intervallo spaziale di espansione, quindi due volte delta x mezzi che fa delta x. Quindi avremo questa espressione, sarà meno k, anzi scriviamo direttamente, scriviamo solamente la derivata, quindi avremo t ij meno t i meno 1 j diviso delta x. Questa è l'espressione della derivata. Chiaramente tutte le altre derivate potranno essere espresse allo stesso modo, in particolare questa, che invece sarà relativa a questa interfaccia, l'intervallo di espansione delta y mezzi, quindi possiamo scriverla come t ij meno t ij meno 1 diviso delta y, ancora questa possiamo scriverla come t i più 1 j meno t i j diviso delta x, e infine questa, solo la derivata evidentemente, la possiamo scrivere come t i j più 1 meno t i j diviso delta x. Quindi tutte le derivate prime le possiamo esprimere utilizzando lo schema delle differenze centrali, che è, ripeto, di ordine 2. Ci rimane adesso di specificare le aree. Ora, l'area che compete a questa derivata qui, a questo termine qui, è quest'area, come vedete, che è delta y per 1, già che il problema è, essendo bidimensionale, in direzione z possiamo ritenere che abbia dimensione pari a 1. Quindi quest'area qui è delta y, quest'area qui invece è delta x per 1, quindi delta x, questa qui è delta y e infine questa è delta x. Non ci resta quindi che
riscrivere l'equazione sostituendo queste espressioni e otteniamo meno k per delta y che moltiplica t di j meno t i meno 1 j diviso delta x meno k delta x che moltiplica t di j meno t di j meno 1 su delta y. Quindi siamo al secondo termine. A questo punto abbiamo il termine di generazione che va moltiplicato per il volume. Il volume è l'area dell'elemento per 1 direzione z, quindi è delta x per delta y per 1, giusto? Quindi questo volume sarà delta x per delta y. Il tutto è uguale a meno k per delta y che moltiplica di i più 1 j meno t di j diviso delta x ancora meno k delta x t di j più 1 meno t di j diviso delta y. Per fare il passaggio finale ricordiamo che il tutto è semplificato dal fatto che stiamo ritenendo che la griglia sia uniforme, il che significa che delta x è uguale a delta y è uguale a una dimensione che abbiamo chiamato d piccolo. Allora, se è così, vuol dire che questo si semplifica con questo con questo diventa di quadro, questo si semplifica con questo con questo. Dividendo tutto per k, e riorganizzando otteniamo, facciamo un passaggio in più per maggiore chiarezza, meno t di j più t i meno 1 j, poi meno t di j più t di j meno 1, porto, anzi facciamo un secondo passaggio, qui mettiamo termine di generazione per t quadro uguale meno t i più 1 j meno più t di j, che c'è il meno davanti, non dimenticate, meno t di j più 1 più t di j. Ultimo passaggio, poi vi do il tempo di scrivere. Riorganizzando il tutto, quindi avremo t i meno 1 j più t di j meno 1 meno 1, 2, 3 e 4 volte t j. Professore, scusi, dividendo tutto per k, lì su punto terzo e di quadro sì, manca k, grazie. L'avevo messo lì e ho dimenticato di riportarlo giù. Più, quindi meno 4 volte t di j, poi abbiamo più t i più 1 j più t i j più 1 uguale meno termine di generazione di quadro diviso k. E ovviamente è la stessa identica equazione discretizzata che abbiamo ricavato utilizzando la formulazione matematica. Ok, allora
Avevamo contato 4 tg, ma non l'avevo scritto, quindi 4 tg. Un'altra osservazione, questo è dt su dy, avevo scritto dt su dx, quindi correggete, è dt su dy. Ok, quindi questa è l'equazione discretizzata per il generico nodo interno, che è uguale a quella che abbiamo trovato dalla formulazione matematica. A questo punto siamo in grado di scrivere le equazioni per tutti i nodi interni del nostro dominio, osservando che rispetto al caso monodimensionale, per ogni equazione ci sono questa volta 5 temperature nodali incognite, mentre prima ce n'erano 3. E sulla diagonale abbiamo tipicamente 4, mentre prima avevamo 2, cioè meno 2, ora meno 4. Ora non ci resta che vedere come imporre le eventuali condizioni al contorno, che ovviamente possono essere del primo, del secondo e del terzo tipo. Allora, voi già sapete che la condizione al contorno del primo tipo è la più semplice e dal punto di vista della formulazione non ci crea alcun problema, anzi semplifica la trattazione, perché lì dove la temperatura è nota, i valori nodali della temperatura appunto non costituiscono più un'incognita del problema, per cui il numero di equazioni da risolvere diminuisce e non dobbiamo far altro che trattare quel valore di temperatura nodale come un termine noto. Diversa invece la situazione in cui abbiamo una condizione al contorno del secondo tipo o del terzo tipo. Vediamo in dettaglio. Immaginiamo di avere una situazione di questo tipo, quindi nodo I, J, anzi lo sposto un pochino più a sinistra, così facciamo prima i nodi. Ok, quindi questo è il nodo I, J, questo è il nodo I più 1, J, questo è il nodo I meno 1, J, questo è il nodo I, J meno 1 e questo infine è il nodo I, J più 1. Allora, di qua il dominio continua in questo modo e immaginiamo però che questo sia tutto dominio e qui sia da imporre la condizione al contorno. E per esempio potremmo essere in una situazione in cui qui abbiamo una condizione di adiabaticità, mentre qui abbiamo un flusso noto Q0, ok? Sempre del secondo tipo, però qui è omogenea e qui no. Allora il volume di controllo, o meglio l'elemento associato al nodo in esame, è questo. Lo tratteggio per renderlo più chiaro e la dimensione di griglia a questo punto diciamo direttamente che è D, cioè una griglia uniforme di dimensione pari a D, sia in direzione X che in direzione Y, quindi D di qua ma anche di qua. Allora, a questo punto avremo i vari bussi, sono questi qua, io ora faccio le frecce e poi scriviamo direttamente il bilancio senza, volendo possiamo anche mettere il termine sorgente,
A questo punto, se qui abbiamo tutte potenze, qui avremo un flusso per un'area e qui una potenza per un volume. E allora in questo caso il bilancio si scrive Q punto, che dal nodo T meno 1 J va al nodo I J, cioè questo, più Q punto che dal nodo I meno 1 J va al nodo I J, cioè questo. Scusatemi, IJ meno 1 va al nodo IJ. IJ meno 1 va al nodo IJ. Poi abbiamo il termine di generazione, moltiplicato evidentemente per il volume, più abbiamo questo flusso noto moltiplicato per un'area, ora vedremo qual è, uguale alla potenza termica che dal nodo IJ va a I più 1J. Ancora una potenza termica che dal nodo IJ va al nodo I, J più 1. Possiamo riscrivere al solito tutto come meno KA dT su dx valutato in I meno i mezzi J meno KA dt su dy valutato in i j meno i mezzi più il termine di generazione più il flusso in ingresso uguale a meno kA dt su dy valutato in i più i mezzi j, infine meno kA dt su dy valutato in j più i mezzi. Ora queste derivate prime chiaramente come prima le possiamo scrivere utilizzando lo schema delle differenze centrali, quindi le riscriviamo direttamente. Evidentemente per quanto riguarda le aree dobbiamo stare un pochino attenti. Vediamo il primo termine. Allora il primo termine ha l'area pari a D per 1, quindi posso scrivere meno K D per l'espressione della derivata in questo punto che è T I J meno T I meno 1 J diviso D, e quindi questa D si semplifica, meno questo termine qui invece, vedete, ha un'area che è di mezzi questo termine, che è il secondo dell'equazione, non è più D, quindi avremo meno K di mezzi. L'espressione invece della derivata secondo lo schema delle differenze centrali è T I J meno T I J meno 1 diviso T. Poi abbiamo il termine di generazione, dove il volume è questo tratteggiato per 1, cioè ovvero 3 quarti di D quadro, giusto? Ci sono 3 quarti in questo modo qui, 3 quarti di quadro. Il flusso d'ingresso entra attraverso un'area che è di mezzi per uno, e tutto è uguale a meno K, questo termine qui, che è questo, ha un'area che è di mezzi, la vedete, non è tutta D ma è di mezzi, meno K di mezzi T I più 1 J meno T I J diviso T. E infine l'ultimo termine lo scrivo qua in basso perché non ho più spazio, questo termine è questo qui, l'area è tutta D e la distanza di espansione è ancora D, quindi abbiamo meno K di T I
t di j diviso d. Chiaramente posso dividere tutto per k, quindi metto k qui e qui, facciamo diviso 2k, scompare e qui scompare. Cancello in alto e riorganizziamo l'equazione. Allora, a questo punto l'equazione la possiamo riorganizzare come meno t di j più t di meno 1 j meno t di j mezzi più t di j meno 1 mezzi, letteralmente. Volendo posso anche moltiplicare tutto per 2 per eliminare il mezzo, insomma. Devo prendere in considerazione 3 un punto terzi di 4 su 4k uguale a meno t più 1 j mezzi più t di j mezzi meno t di j più 1 più t di j. Ok, e allora a questo punto che cosa si ottiene? Si ottiene t di meno 1 j. Poi abbiamo più un mezzo di t di j meno 1. Poi abbiamo 1 più un mezzo, ancora più un mezzo, quindi fa 1, siamo a 2 e 3, quindi meno 3 volte t di j più un mezzo di t di più 1 j più t di j più 1, e i rimanenti termini sono termini noti. Allora qui ho dimenticato il flusso, Q punto per t diviso 2k, quindi questi sono tutti termini noti, uguale a meno 3 quarti punto terzi di 4 su k meno q punto d diviso 2k. Cancelliamo tutto. Controllate sempre se ci dovessero essere degli errori nello scrivere queste relazioni. E questa è l'equazione discretizzata al nodo IJ con le condizioni al contorno del secondo tipo, omogenea e non. Allora, l'altra condizione al contorno da vedere, la vediamo più velocemente, immaginando di avere, invece che un flusso Q0 noto, uno scambio con un ambiente a temperatura T infinito con un coefficiente di scambio H segnato. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che questo termine qua, che noi abbiamo chiamato Q punto per T, diventa H segnato per l'area di scambio che è ancora D. Se lo mettiamo in ingresso è t infinito meno t ij
ovviamente lo mettiamo in ingresso perché Q punto era in ingresso, quindi ce lo troviamo esattamente in questo modo all'interno dell'equazione. Quindi questo termine qua rimane un termine noto, mentre questo meno per meno fa più, lo porto dall'altro lato e diventa un meno, va a contribuire al coefficiente di Tj, giusto? Gli devo andare a inserirlo qua. E il nuovo coefficiente Tj sarà meno 3 più h di infinito su 2k. Capite? E qui al secondo membro avrete solo h di, scusatemi, senza t infinito, h di su 2k, mentre qui al secondo membro avrete h di infinito su 2k, che è il termine. Questa è la differenza. Avete capito? I passaggi, poi tutti gli altri passaggi sono uguali, quindi inutile stare un'altra mezz'ora a rifare i passaggi, immagino, no? Se avete capito i passaggi della condizione al contorno precedente, sono esattamente gli stessi. Allora, a questo punto facciamo una breve pausa e poi vediamo un caso applicativo. Dopodiché vedremo il caso in coordinate cilindriche.